Corrado Bafaro, 37 anni, odontotecnico, un uomo con comportamenti ossessivi e un precedente per lesioni. Questo è l'identikit dell'assassino di Maria Rosaria Sessa, giornalista 27enne di Rosarno, volto e voce dell'emittente privata Metrosat di Cosenza. Il suo corpo senza vita venne ritrovato nell'auto di proprietà del suo ex compagno il 10 dicembre del 2002. Il mezzo è addossato al guardrail in un tratto della statale 107 a 4 km da Paola. Maria Rosaria è adagiata sul sedile anteriore, sul suo corpo evidenti ferite da arma da taglio, una letale le ha squarciato il collo. Nelle ore successive si apre una vera e propria caccia all'uomo. Nell'auto vengono ritrovati un coltello da cucina, un paio di manette e un mazzo di rose rosse. I boschi intorno al luogo del rinvenimento vengono passati al setaccio, ma del presunto assassino nessuna traccia. Di Corrado Bafaro, che sembra svanito nel nulla, si avranno notizie solo 4 mesi dopo il delitto. Il suo corpo, in avanzato stato di decomposizione, verrà ritrovato all'interno di una villetta a Fiume Freddo Bruzio. In tasca, Bafaro, che si è impiccato a una trave probabilmente già poche ore dopo l'omicidio, conserva le ricevute di pagamento del ristorante di Rende, dove il 10 dicembre ha cenato insieme a Maria Rosaria per l'ultima volta. Quella sera il 37enne aveva cercato di convincere la giovane a non chiudere la loro relazione, ma lei si era mostrata decisa e determinata. Bafaro non poteva accettare quell'abbandono. Nella sua mente non ci sono alternative a quella separazione. L'esistenza di Maria Rosaria viene spezzata così, trascinata in un baratro invisibile, fatto di ossessioni, di possesso e di morte.